Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andiamo a vedere qualche piccolo consiglio per mantenere sempre al meglio il nostro impianto frenante a disco. Perché soprattutto chi si sta avvicinando a questo mondo oppure ha sempre avuto dei freni rim non sa come comportarsi con dei freni a disco, perché rispetto a un freno rim va curato maggiormente. E sono qui apposta per darvi qualche consiglio. Innanzitutto andiamo a vedere che tipi di freni a disco possiamo trovare. Possiamo trovare il freno idraulico, che è il più utilizzato, oppure il freno semi-idraulico. Oppure nelle biciclette più basiche un freno meccanico, sempre a disco ovviamente. Il consiglio che vi sento di dare è ovviamente tenete pulito l'impianto frenante. Facendo così allungate la vita del vostro impianto frenante. La cosa importante da dire è come va pulito l'impianto frenante a disco, perché rispetto a un freno rim cambia anche la pulizia. La cosa che vi consiglio di dire è andate a pulirlo con un solvente apposito per i dischi, perché se andiamo a pulirlo col sapone rischiamo di contaminarlo. La cosa peggiore da fare in un impianto a disco è contaminare le pastiglie. Ovviamente se andiamo a contaminare il disco facendo una o due pinzate, dopo di conseguenza anche le pastiglie sono contaminate. E questa cosa è quella che dovete evitare. Ragion per cui bisogna tenere pulita la nostra bicicletta e soprattutto il nostro impianto frenante. Dobbiamo stare attenti che non ci va addosso dell'olio, che non ci vanno addosso solventi, saponi che inquinano, perché in poco possiamo contaminare le nostre pastiglie. Quindi dobbiamo stare attenti, perché a contaminare il nostro impianto stiamo un attimo. Per pulirlo si può utilizzare l'alcol isopropilico. Oppure ancora più facile dei solventi appositi per i dischi. Qui sotto in descrizione vi lascio i solventi che utilizzo io e che secondo me sono i migliori che potete trovare in commercio. E per andare a pulirli, la miglior cosa è dargli una passata su tutto il disco e sulle pastiglie di questo solvente. Soprattutto se puliamo spesso la nostra bici, ci basterà far così e poi andiamo ad asciugare con un panno di carta. Perché un panno di carta e non uno straccio? Perché se è uno straccio che andiamo ad asciugare spesso la nostra bici potrebbe essere contaminato. Quindi, per non sbagliare, la miglior cosa è utilizzare un panno di carta. Se sentiamo che il nostro impianto frenante fischia un po' o non capiamo il motivo perché non funziona benissimo, la cosa migliore da fare è togliere la ruota, ovviamente, pulire il meglio possibile il nostro disco e andare a togliere direttamente le pastiglie e pulirle delicatamente. Se le pastiglie non sono contaminate, basterà dargli qualche spruzzata di solvente e sì, sistemano. Se invece le nostre pastiglie iniziano ad essere contaminate, la miglior cosa è, oltre a spruzzare ovviamente il solvente per pulire i dischi, prendere un pezzo di carta vetrata, andare ad appoggiare sopra la nostra pastiglia e con dei movimenti rotatori andarla a pulire. Questa cosa la possiamo comunque fare una volta ogni tanto, anche se la nostra pastiglia non è contaminata, ma vogliamo comunque lavare al meglio il nostro impianto frenante per farlo funzionare al meglio, perché se non lo teniamo pulito rischiamo che anche lui ha una vita breve e noi non vogliamo che accada, ovviamente. Quindi questa è la prima cosa che vi consiglierei di fare con il vostro impianto frenante. Altra cosa, se abbiamo un impianto frenante idraulico, ovvero nel nostro impianto frenante all'interno c'è dell'olio, quando ci consegnano la bici ci consegnano degli spessori, bisogna metterli all'interno delle pastiglie quando andiamo a togliere la ruota. Perché se noi andiamo a pinzare quando non c'è la pastiglia su, si andranno ad attaccare le pastiglie. E poi per staccarle, soprattutto se non siete molto abili a mettere mano nella bicicletta, sarà un problema. Quindi se avete queste placchette, evitate di perderle. Questi tre tipi di freno funzionano in diversi modi. Il meccanico, il semi-idraulico, per frenare utilizzano un cavo, quindi un classico cavo per i freni. Una volta ogni tanto, una volta all'anno, una volta 2 anni, dipende in base a quante volte utilizziamo la bicicletta, sarà da cambiare il cavo per migliorare il nostro comfort di frenata. Nell'impianto frenante, invece, sarà da spurgare, quindi sarà da cambiare l'olio all'interno mettendo dell'olio nuovo e soprattutto
Cambiando l'olio vecchio uscirà tutta l'aria che si è accumulata all'interno, quindi vi accorgerete sicuramente quando è arrivato il momento di spurgare i vostri freni, e per una corretta manutenzione di tutto l'impianto frenante vi consiglio di farlo una volta all'anno. E spero che questo video sulla manutenzione dei freni a disco vi sia stato utile, e se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video, e io vi saluto e ci vediamo alla prossima. I gotta play it.